Video Games Party al Festival del Fumetto di Novegro versione 2010. Ringraziamo sempre AMD, Cooler Master, Sapphire e Verbatim per aver permesso la nostra presenza qui anche quest'anno. Abbiamo visto già nella nostra regia una partita di Street Fighter che aveva protagonista proprio Rushing Monkey, che vedo qua, che è arrivato primo in questo torneo di Street Fighter 4. È stata una partita davvero bella, però con il discorso del loser winner bracket ha avuto modo di farsi valere ulteriormente. Io partirei dal terzo arrivato di questo fantastico torneo. Abbiamo Zanfox. Allora Zanfox, com'è stato questo torneo per te? È stato un bel torneo, ho trovato due ottimi avversari, speravo di battere, però non ho battuto. Di battere, hai battuto il primo proprio nella scusa, era una semifinale, vero? Sì, era una semifinale dei vincenti. Vabbè, lì ho vinto, però poi ho perso. Quindi è così, insomma. Siete molto provati, ragazzi, vi vedo abbastanza stanchi. D'altronde anche per voi, insomma, psicologicamente star sempre lì sul pezzo, come si suol dire, è abbastanza difficile. Allora, per il terzo arrivato, la nostra splendida Alessia ti premia con Mass Effect 2, l'ultimo ritrovato della scienza e della tecnica nei videogiochi targati Electronic Arts. Grazie mille per essere stato con noi anche a Novegro. Passiamo al secondo arrivato, una persona molto conosciuta da noi di Video Games Party, ti ho già premiato più e più volte su più e più giochi. Tu sei? Coden. Vieni da? Da Cinisano. Allora, com'è stato questo torneo per te? Ah, bello, tanto ormai sono esperto, quindi... Expert. Sì, un buon torneo, anche perché l'organizzatore è un ragazzo che conosciamo, Ether. Ne parliamo dopo con il del grande Francesco, che è anche un ottimo commentatore. Quindi, beh, usavamo gli stick, le console andavano bene, il monitor pure, tutto bene. Beh, siamo contenti di potervi mettere nella condizione di giocare al meglio. Per te che sei arrivato secondo, la nostra splendida Alessia ti premia con due videogiochi per Xbox 360, Dante's Inferno e FIFA 10 per PlayStation 3, due giochi sempre targati Electronic Arts. Grazie mille anche a te, buon ritorno a Cinisello Balsamo. Eccolo qua, signore e signori, vi presento uno dei protagonisti delle nostre interviste anche sul sito, Rushing Monkey, un uomo, un nick, come direbbe Francesco, un programma. Allora Rushing, com'è stato per te questo torneo? Ma guarda, avrei voluto dire è stato un torneo facile, ma in realtà poi alla fine ho faticato di brutto, anche un po' di sfortuna, però alla fine ce l'ho fatta. La tua cammi sei riuscita ad imporla alla fine o hai cambiato personaggio? No, alla fine sono riuscito ad andare avanti con Kelly, quindi, ma in realtà il problema è che con Coden c'è, cioè, proprio quello con cui ho giocato di più in assoluto, quindi ci conosciamo bene. Conoscete i punti debili l'uno dell'altro, però nella semifinale, insomma, oltre a vedere la tua splendida Cammy nelle sue pose più plastiche, ti abbiamo visto un po' in difficoltà con la Kuma, sì, del tuo avversario. Guarda, purtroppo ti dico la verità, questo schermo non mi trova molto bene, però poi... Lo sappiamo, dobbiamo trovare un po' il giusto compromesso. Sappiamo però... che vi piacciono gli schermi piccoli, vero? Sì, generalmente oltre i 24 pollici la terra di sicuro. Volevo ringraziare anche l'organizzatore, che noi tra gli amici lo chiamiamo Volta. Grazie mille Rushing, per te la nostra Alessia ti porta uno splendido arcade stick, una periferica che voi giocatori di Street Fighter conoscete sicuramente ed è assolutamente indispensabile per un'ottima riuscita delle partite, vero? Costruiva, questa poi ce la spieghi magari sul sito, eh? Allora, chiamiamo anche il nostro Eder, che dovrebbe anche incoronare con una coppa, con un qualcosa che prendiamo sicuramente dopo, il vincitore di Street Fighter. Anzi, guarda, scusa, tanto penso di non essere a favore di camera, ma chi se ne frega. Vuoi essere tu a dare la medaglia a Rushing Monkey davanti alle nostre telecamere? Ho quasi paura del vostro pavese, però vediamo se non morde. È vero, perché un altro dei suoi soprannomi è Mostro Pavese. Va bene, grazie mille Rushing Monkey, buon ritorno a casa, grazie per aver partecipato ai nostri tornei. Ci manca praticamente solo più la premiazione di FIFA e poi per questo sabato è tutto. L'appuntamento è a domani con altri tornei e per quanto riguarda Street Fighter, Video Games Party, il divertimento continua.